Salve, scusi, lei conosce l'oggetto del referendum del 4 dicembre? Che cosa le chiederà la scheda elettorale? Allora, sono vari oggetti del referendum costituzionale a cui siamo chiamati a rispondere, ad esempio la riduzione del numero dei parlamentari e anche l'eliminazione del bicameralismo perfetto secondo cui vengono approvate le leggi della nostra Costituzione e insomma altri aspetti del nostro Stato italiano. Questi... Lei lo sa? No, nemmeno. Beh, a grandi linee sì, dai, a proposito della riforma costituzionale. Sì, 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 lo conosco. Che cosa le chiederà la scheda elettorale? Se ci va bene questa riforma della Costituzione che ci propongo. Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. Questo è il quesito che italiani e sulmonesi troveranno sulla scheda elettorale il prossimo 4 dicembre. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito con i fronti del sì e del no che si sfidano a colpi di dibattiti e convegni, ma i cittadini hanno capito l'oggetto del referendum costituzionale? Da una rapida raccolta di opinioni condotta da Onda Digi il quesito del referendum non è chiaro proprio a tutti. C'è chi dichiara di esserne all'oscuro, chi conosce l'argomento per sommi capi, davvero in pochi coloro che sanno... Davvero in pochi coloro che conoscono la lettera e il contenuto della scheda elettorale e sono pronti a recarsi alle urne.